Che dicevi? Quello che dicevo è che dobbiamo spennare i gemelli, spennare Massimo e Flor e portarci via i soldi per sempre! Canta con me su canta, fratello americano, libera la speranza. E io con te sarò, io sarò. Molto bene, 5 minuti di pausa e riprendiamo. Non voglio più che venga quel ragazzino a casa. Sei un prepotente, lui non fa male a nessuno. Tu lo difendi ragazzi, perché è il tuo ragazzo. Ragazzi, smettetela di litigare e andate da un altro. Non parte, vedete, per stiamo provando. È questo moccioso che non vuole crescere, inventa bugie. Io dico la verità sulla storia con Luca. Se ti dai ieri da grande, chiedi consigli a Flora. Ah, è bello essere innamorata. Che cosa provi per Massimo? Scusate, come? No, sì. Niente, i ragazzi hanno una fantasia è vero, di poveri. Ma come ci di paragonare i miei sentimenti con quello che provate voi due? Ehi, ragazzi, ma che state dicendo? Andiamo, dobbiamo provare l'uniforme del coro. Andiamo, sì. No, era quella che io ho visto. Chiudi, vediamo. Allora, vivo, il naso funziona male. Colpo ricevuto è come se... Guarda che hai fatto, stupido, ha sentito tutto, assolutamente perché tutto. Perché non mi avete avvisato? Bisogna pensare qualcosa adesso, è tutto per colpa vostra. Già fatto, vattene, fuori, miserabile. Ah, ecco. Ti giuro che... Attenti! Dava bestione, che gli rompo la testa! Dov'è l'ex generale, l'ex seria rotelle che stava dicendo quelle cose? Ehi, ma... Oh, poverino! No, che guardate come... E adesso ti chiedo mille scuse, il fatto è che ho aperto la porta per chiederti una cosa e tu che stavi arrivando ci hai sbattuto la testa contro e... ti sei storto un po' il naso! Vediamo? No, ma non è niente, pensavo che fosse peggio, ma no, non c'è sangue. Mi serve qualcosa, signora? Prego, contessa, sei un bicchiere d'acqua? Sì. Uno specchio! Mi va bene, allora vai! Sì. Tutto bene? Sì. Hai una faccia. Sì, una faccia preoccupata. Non è stata una giornata molto, molto buona, diciamo. Ma non ti preoccupare. Tu sei molto carina. Beh, se mi dessi un po' di spago ti aiuterei. Ma non mi guardi nemmeno. Per te non esisto. Perché l'altra cosa, come ti sembra? Ti rendi conto? Sei con la testa da un'altra parte, Franco. La nostra storia è soltanto una bugia, così non può andare. Aspetta, che stai dicendo? Che bugia? Aspetta. Io non penso che dobbiamo fare una scena romantica tutto il tempo con bacini e cuoricini per dimostrare che stiamo insieme. Lo sapevo, state insieme, si è formata una coppia, siete fidanzati, lo Valentina, sapevo! La parola fidanzati devi usarla con più attenzione, capito? Scusa, se ho detto qualcosa di inappropriato. No, affatto. Comunque l'ultimo volta. Senti, perché non spieghi a Valentina qual è la parola più esatta? Così diventa più chiaro anche per me. Sai, lei è molto esigente. Vieni. Hai visto? C'è un amore che esplode come una bomba atomica. Nicholas, che vuoi? Hai detto che non volevi più vedermi. Sono stata troppo dura. Forse è meglio parlare. Immagino che i ragazzi siano un po' agitati. Beh, niente affatto, sono occupati con il coro e la loro minima, insomma, dico, è la cosa che più li preoccupa in questo momento. Bene, guardi, ecco il vestito. Lo provi con calma e attenta. Sì. Molto attenta. Sì, che buon gusto, che allegri i colori, no? Che bello, tutto. Si vede che lo provi con calma. Senti lei, davvero molto, ma molto elegante. Oh, è proprio tristissimo. Flor. Flor, non è possibile, qui? È ingiusto. Il giudice ci controlla tutto il tempo. Io invece ti voglio guardare, ti voglio baciare, voglio stare con te. No, tu sei fuori. No, ora basta, come? Voglio dire tutta la verità al giudice. No, voglio finirla con questa commedia. Ti amo troppo. No, no, Massimo, il giudice prenderà una decisione drastica, come la nostra storia drastica che stiamo vivendo drasticamente. Tutto questo non può essere, Massimo, te lo chiedo per favore. Non mi guardare con quegli occhi, vai. Vai. No.
Ti prego. Si è bloccata. Tu pensi che io adesso come una locca beva la storia ridicola Flor, che no, si è bloccata no, la porta? Ascoltami, è vero, si è bloccata. Per favore, bloccata. Massimo, davvero, non essere infantile. Florenzia, che succede? È rimasta chiusa dentro? Sì, sono chiusa dentro. Esci dalla finestra, dalla finestra. No, siamo al terzo piano. Shh, al terzo piano. Sono chiusa dentro perché in effetti stavo cercando di... Che purtroppo errore, ho dimenticato di dirglielo. La serratura non funziona, non doveva chiudersi. Però, aspetti un attimo. Tesoro, Ermenegildo. Florenzia è rimasta chiusa dentro, aiutami. Florenzia, lasci la maniglia, per favore, sto cercando. No, signor giudice, io sto... non la sto tenendo. E comunque, nasconditi, non si apre la porta. Adesso si è allentata? No. E mi aiuti, per favore. Per favore, Fatine, rendetelo invisibile, per favore. Che state facendo? Le forme per terra. Florenzia. Signor giudice, glielo chiedo per favore, non si faccia influenzare da quello che passa per la sua mente. In questo, questo momento non è come che sta sembra. Pensando. No, per favore, per niente. Per me è davvero troppo, non sono uno stupido. E le menzogne le riconosco. Ho detto che sarei stato drastico e lo sarò. No, drastico è una parola che non mi piace. Nessuno dei due estremi è giusto, né il massimo né il minimo. Florenzia, è già deciso, chiaro? A partire da adesso, signorina Florenzia, le è vietato avvicinarsi a meno di 100 metri di distanza dai ragazzi, no. Mi spiego? No, per favore, i ragazzi sono il sangue delle mie vene, l'aria che respiro, sono la mia vita. Per favore, non mi faccia questo, non posso vivere senza di loro e loro non vivono senza di me. Signor giudice, io sono il responsabile di tutto questo. Sono entrato, l'ho cercata, l'ho baciata. Sì, di lei mi occuperò in seguito, non abbia alcun dubbio. Che scandalo! Attentare all'integrità morale dei nostri ragazzi è una vergogna, Florenzia. Per favore, non mi allontani dai miei ragazzi. Glielo chiedo per favore, signor giudice, abbia pietà di loro e di me. Per favore. È la peggiore decisione che possa prendere. I ragazzi soffriranno di più, tutti sì, soffriremo. Tutti più. Soffriamo. Signori, prendetevi le vostre responsabilità. Io sono stato molto chiaro. A partire da adesso, la signorina Florenzia non potrà più avvicinarsi ai ragazzi. No, per favore, no. Per favore, signor giudice, no. No. Non capisco quello che dici, non capisco, io non capisco. È difficile da spiegare. Io l'ho fatto per necessità, capisci? Ma vedi... Necessità... Non saprei come spiegarmi e non voglio nascondere le mie colpe, ci sono e lo so bene. Ma perché tanto odio? Perché? Perché tanto odio? Sono tuo figlio o no? Ma... Non è stato facile per me. Non sapevo come chiarirmi e per questo non mi sono avvicinata a te. Ma ti fai dare i soldi da Malala? Non so, questo non lo capisco, no. Non lo so. Senti, io voglio conoscerti. Sei mia madre, no? Non mi importa perché mi hai abbandonato, non mi importa. Non mi importa perché mi hai abbandonato, no? Ma voglio conoscerti. Io posso capire. Ma non mi odiare. Non mi odiare, non mi odiare, non mi odiare. No. Non mi odiare, non mi odiare. Perché dovrei? Credimi, io non ti odio. Scusami, Nicholas. Sono imperdonabile, lo so. No. Sì, è proprio aspetta, così. Aspetta, parliamo. Facciamo una cosa. A me serve del tempo. Conosciamoci, vediamoci. Io voglio conoscerti. Non voglio perderti. Non voglio. Sono io che chiedo del tempo a te. Ne ho bisogno, ma ti prometto che ci chiariremo, sai? Lo so che è difficile. Lo è per entrambi. Ma ti ringrazio.